Prima di tutto ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Andrea Biancozzurro ragazzi. E oggi siamo in un nuovissimo video di calcio mercato del Brescia ragazzi. Perché finalmente dopo ieri che è stata ufficialmente bocciata la regina dal TAR del Lazio ragazzi, sta accendendo e ci sono già raga un paio di nomi in lista che sono già davvero molto molto vicini al Brescia. Vabbè, a parte il caso di Edoardo Soleri che purtroppo ho letto che la reggiana forse vorrebbe sorpassare il Brescia, anche molti molti nuovi nomi sulla lista del calciomercato come Marco Fossati ragazzi. Si parla addirittura di un possibile ritorno di John Gunnar Bjorkeng ragazzi, che ha già giocato quest'anno in prestito dal Lecce per da gennaio in poi ragazzi. Marco Fossati è un centrocampista trentenne, non è vecchio però non è neanche giovane ragazzi, però ha molta esperienza ragazzi in Serie A con l'Hellas Verona e poi ha giocato anche in Perù, al Perugia ragazzi. Un giocatore di esperienza che al Brescia serve effettivamente, qualcuno con esperienza. Si sta parlando addirittura ragazzi come terzino destro o sinistro, non mi ricordo, di un possibile Gaetano Letizia dal Benevento ragazzi, anche attuale capitano del Benevento. Se dovesse lasciare il Benevento sarebbe molto difficile da decidere per il Benevento, però comunque nonostante la sua vecchia età, cioè 34 anni, buon terzino destro che al Brescia al momento raga ne servono di terzini destri, perché al momento abbiamo solo Yallow. Io però voglio concentrarmi raga sull'argomento di John Gunnar Bjorkeng, che è stato al Brescia per 6 mesi perché l'avevamo preso in prestito con la possibilità di prendere a titolo definitivo, però Cellino non ha voluto pagare gli 1,2 milioni che avremmo dovuto pagare per prendercelo a titolo definitivo. Però adesso sta pensando a riprenderselo stavolta a titolo definitivo veramente. E boh, per quel che mi riguarda non è un centrocampista che ti cambia la partita, però non è neanche un centrocampista così inutile. A molti tifosi purtroppo non è piaciuto durante questi 6 mesi a Brescia, ma c'è da contare anche che non giocava da più di 6 mesi ragazzi, quindi bisogna tenere conto anche questa stessa cosa raga per Liskovski e Rodriguez raga. Si sta parlando anche un po' di un possibile ritorno in prestito di Rodriguez, ma questo raga lo vedo davvero davvero difficile. Kengren esordisce in Serie B col Brescia, in Brescia Frosinone, fa già un assist bello per Rodriguez, però la prendiamo 1-3. Chiude la stagione ragazzi in Palermo, cioè la stagione a playout a parte ragazzi, conclude la stagione in Palermo Brescia facendo un altro assist sempre per Rodriguez, che porta alla fine di Brescia ai playout. Ma se non dico cazzate raga, Bjorkengren da quando è arrivato a Brescia raga ha giocato tutte le partite da titolare ogni volta, e quindi raga ha messo molti minuti nelle gambe, quindi prenderselo adesso a titolo definitivo avrebbe anche un po' senso, perché l'abbiamo fatto giocare per 19 o 18 partite sempre da titolare, i minuti nelle gambe raga li abbiamo messi. E per quello che mi riguarda, ho già detto prima, non mi cambierebbe la vita, però sarei anche contento perché finalmente arrivano degli acquisti. Sì, non sono acquisti giganti, importanti raga, però finalmente sono degli acquisti e finalmente raga il Brescia si sta un po' svegliando. Però non capisco di Cellino, perché raga, se andate a vedere il calcio mercato Serie B raga, tutti raga, nessuna, non trovate una squadra che non è andata a prendersi in prestito un giovane di una squadra big di Serie A. Ah, mi fa straridere perché tutte le squadre di Serie A, va bene raga che hanno di sicuro più soldi magari alcune squadre di noi, però raga noi abbiamo anche più soldi di alcune squadre raga, ma soprattutto dopo i 10 milioni che abbiamo preso da Tonali per la roba del Newcastle e del Milan, non abbiamo comprato raga nessuno, abbiamo venduto addirittura Aie, ci siamo riforniti di altri 1,5 milioni raga e non abbiamo fatto ancora un acquisto raga, cioè io veramente non mi capisco. Per me facciamo raga un acquisto ovviamente al mercato di gennaio. Oggi detto ragazzi, nell'intro lasciate 10 like se volete un altro video del genere ragazzi. Detto questo, bella.